Ciao a tutti amici miei e benvenuti in questo tutorial. Allora, nello scorso tutorial, quello precedente a questo, ho fatto vedere come rimettere la molla, questa molla quando vi salta. In questo tutorial farò vedere invece se salta la molla ma non la ritrovate. Cioè, non ritrovo questa molla, cosa ci metto qui? Allora, trovarla su internet magari è un'impresa perché non tutti la vendono, magari vi vendono tutto il carrello completo, quindi perché prendere un carrello completo, pagarlo che ne so 40, 50, 60 euro, quello che sia, quando soltanto per una molla. Allora vi faccio vedere come dovete fare per sistemare questa molla se salta. La facciamo finta che questa molla non c'è, questo lo mettiamo un attimo da una parte. Allora, come vedete, io ho parecchie molle, le ho tenute, quindi io vi consiglio delle molle piccole perché ci sono anche molle simili a quella, ma ecco, sono più grosse. Eccole qui, eccole qua. Poi c'è il problema di queste molle che sono leggermente più, diciamo, cicciottelle, che quando andate ad applicarle qui danno fastidio. Questa magari non tanto, però altre danno fastidio che fanno un leggero rigonfiamento e poi quando mettete la plastica, cioè la cover superiore, può andare a toccare e dare fastidio. Allora, questa è molto fina. Allora, le molle più simili a queste sono questo tipo qui. Queste, eccole qui. Voi dite, ma qui non ci sono gli estremi da una parte all'altra. Allora, questo è un esempio, vi farò vedere come si fa, però se la trovate più fina, magari è più corta, le spine sono più vicine, tipo come questa, va bene lo stesso, però anche se non ha gli estremi, vedete questi occhielli da una parte e dall'altra, perché vanno agganciate uno qui e un'altra qui. Vi faccio vedere come si modifica la molla per fare questo giochetto. Allora, innanzitutto deve essere una molla, ecco, su bene o male. Se è più lunga la accorciate, non è un problema, ma deve avere almeno gli occhielli, diciamo, gli occhielli per agganciarla da una parte all'altra, gli estremi, quindi i due occhielli, diciamo, piegati in questo modo. Ecco. Allora, vi farò vedere come si modifica. Allora, andiamo a posare questo e prendiamo quello che vi occorre, sono delle pinze. In questo caso, se sono a becco, eccole, ancora meglio, queste pinze qui, e dovete fare questo lavoro. Allora, andiamo ad avvicinare un pochino, zoomiamo un pochetto, eccole qui. Allora, questa molla, come vedete, è la più simile. Se trovate una molla del genere, già va bene. Se ce l'avete così grande che è più spessa, no, perché è molto spessa, poi va a schiacciarsi e quindi non va bene. Allora, prendete una molla, io ho usato a volte anche quelle che sono nella penna, nelle penne Bic, nelle penne, sono molle che trovate anche nella penna. Allora, innanzitutto andiamo a, se è lunga, la andiamo a tagliare, quindi ad accorciare, in questo modo. Prendiamo le forbici, ad esempio facciamo che io la voglio così corta, voi prendete la misura, eccola qui, così corta, andiamo a tagliarla, quindi. Ok, allora se avete delle tronchesine è meglio perché queste forbici che ho dovrebbero tagliare, ma vedo che non tagliano molto. Quindi con delle tronchesine, eccole qui, queste andiamo a tagliare innanzitutto la parte in eccesso. Eccola qui, saltata. Adesso una volta accorciata in questo modo, eccola qui, l'ho accorciata, si va a fare questo giochino. Si prende allora le pinze, si prendono almeno una spira, l'ultima spira, eccola. Allora si prende l'ultima spira, eccola, in questo modo, e vado a piegarla, eccola qui, in questo modo qui. Eccolo, fatto uno, vedete? Si è fatto un occhiello, eccolo. Aspetta che, ok, eccolo qui. Non so se si vede bene, eccolo qua, eccolo. Ho piegato in poche parole l'ultimo tratto in questo modo. Anche l'altro non lo piegate a verso contrario, ma sempre lo stesso verso. Quindi cosa faremo? Innanzitutto qui rimane aperto, dobbiamo avvicinarlo. Quindi cosa facciamo? Andiamo qui, avviciniamo. Chi ha già fatto questo lavoro già lo sa, già capisce come si fa questo lavoro, chi già l'ha modificato. Eccola qua, andiamo a avvicinarlo. Poi, mettendo un dito qui, da questa parte, così ricordo che vi ricordate che sta in questo modo, quindi non nell'altro, ecco così, ma in questo modo qui, andiamo da questa parte, facciamo la stessa cosa e andiamo a piegarla.
Eccola qua. Molla fatta. Eccola. Adesso questa ha poche spire, ne ha soltanto tre. Comunque funziona lo stesso, però se avete a più è un esempio, però se avete a più spire io vi ho fatto vedere come crearla voi, se vi salta. Eccola, vedete? L'importante è che sono allineati i due occhielli, che non sia uno da una parte o un'altra, come questa molla qui. È la stessa cosa, però poi vi fa spessore, vi crea. Eccola qua. Vedete, uno è sopra e uno è sotto. Vabbè, voi tagliate questo, lo modificate, fate la stessa cosa con uno di questi, che è la stessa cosa. Quindi andate a togliere un occhiello qui e una volta tolto ripiegate l'ultima o le ultime due spire avverso, quindi sono tutte e due avverso. Così devono essere, per non dar fastidio alla scocca, diciamo, alla cover, che, ecco, in questo modo. Eccola qua, creata. Ok? Spero che il tutorial vi sia d'aiuto, in modo che se vi salta la molla e in questo modo, questa molletta qui, non impazzite a cercare, a trovare, o che addirittura vi danno tutta la base. A che vi serve tutta questa base, diciamo, superiore degli ingranaggi, per una molla soltanto? Me la create da sola. Speriamo che il tutorial vi sia stato d'aiuto, che molti me l'avevano chiesto come fare se salta, perché non riescono a trovarla su internet. In questo modo ve la fate da soli. Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre operativo, sto sempre lavorando, quindi potete spedirmi tranquillamente le console, mi arrivano da tutte le parti d'Italia, quindi console, controller, io qualsiasi cosa, SCUF, DualSense della PS5, qualsiasi controller, ve lo riparo. Di problemi di drifting, come si dice, quando dà problemi il controller, che gli analogici in poche parole si muovono da soli, quindi il drift che fa il controller, in quel caso comunque si ripara tutto. Si ripara tutto. Poi, se è una cosa che è riparabile, ve lo dico io, non vi preoccupate. Se vi dico guardate, non conviene, allora. Però finché sono sciocchezze, si riparano. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, ragazzi.